È da un anno che attendiamo la sua esibizione live al Festival di Sanremo e finalmente è arrivato e tra l'altro ci ha emozionato da morire. Irama, benvenuto nel nostro salottino virtuale. Ciao, grazie, come stai? Bene, bene. Tu piuttosto, l'emozione è un po' passata, continua a esserci? Ma cioè, continua a esserci, dai. Qua si vive molto di emozioni. Senti, hai vissuto questa cosa del riscatto rispetto allo scorso anno dove hai dovuto guardare la tua performance dalla camera d'albergo o non, è un altro anno, un altro mondo, non ti è interessato? Un altro anno, dai, tutte le cose capitano perché devono capitare, no? Si dice God's plan, quindi va bene così. Va bene così, anche perché diversamente facevamo fatica, però è stato veramente un piacere ritrovarti e... qua direi all'unisono ti abbiamo visto incredibilmente centrato nella performance, credo non solo un'impressione, vorrei che ci raccontassi magari gli istanti prima, no, di salire sul palco o come sei riuscito a trovare quella concentrazione necessaria per portare a casa una performance di questo tipo. Ma molto, molto sinceramente, cioè in maniera molto sincera devo dire che ho pensato semplicemente alla persona per cui ho scritto la canzone, ho pensato che il contesto non fosse importante, che tutto il resto fosse appunto fossero orpelli, quindi pensavo a parlare a questa persona e quindi ho deciso di salire sul palco e parlarle col cuore in mano. Hai trovato quindi la forza nei sentimenti. Ci racconti la tua canzone, facendo finta che noi non l'avessimo ancora ascoltata, se puoi, con le parole, al di là della musica e delle parole della canzone stessa. La canzone è una canzone che ho scritto per una persona che non c'è più, è una canzone che scrissi in Salento, salì su questo tetto, mi ricordo un po' di mesi fa, ero con un po' di musicisti in questa casa, era un periodo brutto, buio per me, decisi di salire su questo tetto, mi isolai dagli altri e mi misi a scriverle a questa persona una lettera e a parlarle appunto senza tanti giri di parole, in forma poesia, e da lì nacque la canzone in maniera molto autentica e sincera. Oltre a ovviamente il sentimento, in questo caso alla persona, no? Alla quale tu scrivi, anche i contesti ti aiutano nella scrittura, cioè hai bisogno di immergerti in determinati contesti per tirare fuori o riesci ad astrarti anche se sei, non so, in una camera d'albergo? No, dipende sicuramente anche dai contesti. Io tendenzialmente tendo a scrivere in spazi angusti, probabilmente perché quando sono in un posto troppo bello, in un luogo troppo acceso, tendo a innamorarmi della paesaggistica e a catturarla, quindi vengo influenzato a tal punto da non riuscire a scrivere. Mi ricordo una volta ero bambino, ero in Sardegna, andai con un mio amico e mi cercai di andare a scrivere all'alba sulla spiaggia, ma non riuscivo a scrivere neanche una parola perché ero stato folgorato, diciamo, dal paesaggio, no? Quindi tendenzialmente scrivo in spazi angusti perché è come se in quel momento rilasciassi poi tutto quello che ho assorbito dall'esterno. Arriviamo insieme alla performance di venerdì, serata delle cover. Hai scelto La mia storia tra le dita, hai scelto di cantarla con l'autore della canzone. Ci racconti com'è andato questo connubio? Beh, Gianluca è una rockstar, la canzone è un cult mondiale, quindi è per me un onore cantarla sul palco. Poi lui è un tornado, imprevedibile nel senso buono, no? E non so cosa aspettarmi sul palco ed è proprio questo che mi fa venire voglia di salire. Vi siete ritrovati come personalità? Sì, dai, sì, sicuramente siamo diversi, però ho sempre rivisto qualcosa di me in lui. Ovvero io amo a livello metaforico, Gianluca c'ha questo connubio, questo dualismo tra una sporcizia, no, e una verità cruda, nuda e cruda, però dall'altra parte un'emotività, una sincerità così fragile che poi viene espressa nelle canzoni. Questa cosa l'ho sempre apprezzata molto. Sei convinto di essere arrivato a un punto della carriera dove la musica ti basta o inizi a guardare a nuovi modi espressivi per poter far arrivare il tuo messaggio? Non so se mi sono spiegata nella domanda. Sì, certo. Mi piacerebbe fare tante cose, mi piace la recitazione, ho scritto dei monologhi, ho avuto l'onore grandissimo per esempio di fare un monologo scritto da me, Fabio Banfo, di recitarlo insieme a Ranieri, no? Quindi ci sono tanti modi per esprimere l'arte. Diciamo che comunque a livello artistico sono soltanto all'inizio, solo 26 anni, quindi sono ancora molto giovane, nonostante sia molto contento di questi primi traguardi, diciamo. Mi piacerebbe andare anche all'estero, per esempio. Questo è un festival particolare perché vede, insomma, la nuova scena musicale insieme a dei mostri sacri della musica. È una cosa che ti interessa, cioè guardare chi c'è attorno a te in gara, oppure tu stai facendo il tuo percorso e non ti importa?
No, non riesco a percepire poi alla fine la gara, perché sono dinamiche non dettate poi più di tanto dalla musica. Secondo me quello che conta è, certo, guardare il proprio percorso e poi avere l'onore di condividere sul palco, come dicevi tu, con dei mostri sacri e poi con altri amici che sono miei coetanei, quelli più giovani. Quindi io semplicemente quando salgo sul palco, dietro le quinte, ho tanti amici e tanti mostri sacri che rispetto, e sul palco